Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare degli uomini d'oggi, dei single di oggi, scappate, scappate dagli uomini, perché? Perché mi è venuto in mente, no? A me piace ad esempio andare a ballare, mi piace ballare il latinoamericano. Non vado spessissimo, però capita che vado, poi ci sono momenti in cui vado più frequentemente, momenti in cui vado meno. E niente, praticamente notavo che gli uomini dovete fare ballare, devono stare zitti e ballare, perché? Perché se no parlano, ti stordiscono, non gli chiedete mai come va, non dovete mai fare questa domanda, perché se no iniziano e non finiscono più, iniziano a raccontarti vita, morte e miracoli della loro vita. E quindi evitate la domanda come va. Prendete, fateli ballare, fateli bere, fateli fare qualsiasi cosa, una passeggiata, qualunque altra cosa, ma non fategli la domanda come va. Perché perché ti scambiano per una psicoterapeuta, iniziano a raccontarti di tutto, no? Tu alla fine. E se ascolti una persona, un uomo per 10 minuti e questa persona ti ha raccontato tutto di lui, e le fidanzate, le mogli, le ex mogli, i figli, non figli, a seconda poi della situazione, no? Il lavoro, qualsiasi cosa, no? O ti parlo del lavoro, o ti parlo delle mogli, o ti parlano delle fidanzate. O ti parlano, insomma, non la finiscono più, non la finiscono più. E poi magari ti chiedono anche se vuoi uscire, no? E che poi tu li guardi e gli dici: no, ma io sono felicemente sposata. E così rimangono un po', sbalorditi e così vi siete risolti ogni problema, no? Allora io faccio così, cioè alla fine quando poi mi chiedono di uscire, perché poi dopo che ti hanno fatto tutto il loro racconto, pensano di essere entrati in sintonia e ti chiedono di uscire, che è una tattica antiseduzione, perché non è una tattica di seduzione, è quella di liberarsi dal soggetto, dicendogli alla fine che si è felicemente sposati e che questa sera è la serata di libera uscita con le amiche. Ecco, così la volta dopo fanno il giro largo. Ciao ciao.